Buongiorno cuori, ciao! Eccomi qui a girare un secondo video acquisti. E mi sono finalmente arrivati tre pacchi che aspettavo da internet. Quest'estate sono finalmente riuscita a realizzare il sogno di acquistare del materiale che desideravo da tantissimo tempo. E che bene o male si poteva farne a meno, ma che è utilissimo. E quindi mi sono decisa. Allora, c'è il primo pacchetto, questo bianco che potete vedere, che viene da Art Bijou. Poi c'è questo medio da Hobbyland e quello grande grande che vedete là dietro arriva da Perles & Co. Allora, iniziamo col più piccolo. Devo dire che ho fatto tre acquisti perché ho finalmente trovato quello che desideravo. E quello che desideravo l'ho trovato qui da Art Bijou. Allora, questa pinza è stupenda. L'ho cercata ovunque e non volevo farla venire dall'estero e per fortuna l'ho trovata qui. Questa è una pinza di precisione per la lavorazione wire e siccome ultimamente ho deciso di dedicarmi a questi lavoretti, ho deciso di comprare questa pinza. Guardate che bella, guardate che punte. È proprio professionale di precisione. E dopo averla cercata tanto, tanto, tanto e la trovavo solo su siti all'estero come Bidolic o neanche Perles ce l'aveva, l'ho trovata in Italia su questo sito. E allora, che sono stati, devo dire, una consegna velocissima, precisi, e da questo sito ho comprato un paio di cosettine che comunque mi servivano. E visto che ho fatto questo acquisto, ho preso anche queste. Allora, questi terminali dorati, ne ho prese due confezioni, sono molto belli, sono in argentone, anzi no, in resina, scusate, e li ho usati per la collana che ho fatto in fettuccia e questi saranno per il bracciale che farò abbinato. Ecco qui, già usati. Poi ho comprato questi terminali, due confezioni di questi terminali. Eccoli qua. Due color argento e una copri nodini ed una dorata. E loro in omaggio mi hanno dato questi cristalli, che sono, come potete vedere, molto belli, molto luminosi. Ok, adesso spostiamo tutto e passiamo al pacchetto di Hobbyland. Dovete sapere che è un sito molto molto specialistico e mi sono rivolta a questo sito per acquistare. Allora, questo non è l'acquisto che ho fatto. L'attrezzo che ho acquistato, che l'ho già acquistato un mese fa, e invece l'attrezzo è questo, questa è la parte dove si inserisce il materiale da pulire. Poi c'è la macchina vera e propria dove si appoggia questo che girando, ruotando, pulisce le lavorazioni wire, pulisce e le pietre dure, pulisce i metalli. Mi sono decisa a comprarlo proprio perché dà quel tocco in più, quella lucentezza in più a tutte le lavorazioni. È parecchio costoso, devo dire che è parecchio costoso e anche la parte che c'è interna che si compra a parte è costosa, però credo che alla lunga ne valga la pena. E adesso torniamo qui. Infatti, qui da Hobbyland cosa ho comprato? Ho comprato, dopo aver provato, mi sono decisa a ricomprare. Vedete, tutto ben confezionato. Eccolo qua. Questi
questi sono in acciaio e sono la parte interna, vedete, carica inox per luccicare. Questi vanno messi all'interno di questo apparecchio e con un po' d'acqua e della una goccia di detersivo per i piatti, e ruotando pulisce la pietra dura, pulisce la lavorazione wire, pulisce anche gli accessori, le chiusure, di tutto, pulisce di tutto. E guardate che ho provato e mi trovo veramente bene. Allora ne ho presa solo una, perché solo questa costa sui 20 euro, e quando ho acquistato tutto il macchinario ne ho comprato solo uno, e poi ho visto che alla lunga è meglio aggiungerne ancora un po' per pulire qualcosa di un po' più grosso. E allora l'ho ripreso, l'ho trovato solo in questo sito. Poi ho preso lo zolfo, farò una prova, soluzione di zolfo, e farò una lavorazione wire con il rame, e questa soluzione serve per antichizzare il rame, per scurirlo, e insomma ho deciso, siccome qui l'ho trovato, ho deciso di provarlo. Poi un'altra cosa che ho trovato solo in questo sito e che ho provato e ho deciso di riacquistare perché mi sono trovata benissimo è questo silica gel sale disidratante, che praticamente serve per seccare i fiori, che poi, come sapete, io lavoro dentro la resina. Una mia amica mi ha dato le sue stelle alpine e io le ho seccate, sono venute una bellezza. Adesso vi faccio vedere, eccole qua, sembrano quasi, guardate la tridimensionalità di come si sono seccate, di come si è seccata, è bellissima, stupenda. E adesso la potrò lavorare dentro la resina. Questo è un sale che comunque è recuperabile, però chiaramente se uno deve seccare un fiore molto molto grosso ci vuole uno strato maggiore, e quindi ho deciso di comprarne un secondo, eccolo qua, di comprarne un altro. E con questo abbiamo finito da Hobbyland. Adesso passiamo a quello più grosso di Perles & Co, che mi è arrivato dalla Francia. Allora, questo devo dire che loro confezionano da Dio, a dir poco, da Dio. Eccolo qui. Non ho ancora, ho preso solo una cosa da questo pacco. Il resto l'ho lasciato dentro per vederlo con voi, per fare lo spacchettamento insieme. Ecco qui, guardate quanto materiale di copertura. E questa, guardate, per poche cose, però il grande è questo qua. E questo è quello che ho già usato e che trovo, ecco, ho fatto fare un salto alla telecamera. È una capriola con rovesciata, questo lo trovo comodissimo, eccolo qui. Ormai nel tempo le pinze si sono moltiplicate, quadruplicate, tenerle tutte in un contenitore, ogni volta dovevo prendere, passarne, prima di trovare quella che mi serviva dovevo tirarle fuori tutte. Così sono veramente comodissime. E intanto vi mostro alcune delle mie pinze, perché le altre sono dentro la scatola che porto con me al mercatini vari. Quindi queste sono quelle che uso tutti i giorni, e lì ci metterò anche la nuova pinza stupenda che adoro. Allora, eccolo qui, adesso lo spostiamo e vi faccio vedere perché ho comprato
Anche questa è una cosa che desideravo tantissimo. Finora ho lavorato la resina usando dei colori ad olio. Io mi spiace, ho visto in giro che tanti usano gli acrilici. Io con gli acrilici dentro la resina mi sono trovata malissimo. Secondo me, a lungo andare, il cabochon si riempie di buchetti. Cioè l'acrilico non dà una buona resa. Allora io sono passata ai colori ad olio, quelli in tubetto, e quelli sono perfetti, però ce ne vuole tantissimo per colorare un po' di resina. Ho provato anche con gli smalti, e sono rari gli smalti che non cambiano colore a contatto con la resina. Tu credi di fare un blu e ti viene fuori un verde, e per giunta magari un colore che neanche ti piace. Di conseguenza ho detto, la cosa migliore sono i colori ad olio, ma poi volevo provare queste della Perlex, che sono i pigmenti. Ah, li adoro. Non li ho ancora aperti, non li ho ancora provati perché volevo farveli vedere. Ma sono felicissima di averli comprati, ed ho anche comprato, se riesco a trovarlo nella confusione di tutto quello che c'è qui dentro, comunque ho ricomprato a parte anche di nuovo il colore bianco perlato, perché quello se ne usa di più. Comunque quando lo troverò ve lo faccio vedere. Poi con l'occasione anche questo stampo. Questo è lo stampo per un bracciale. E ho intenzione di lavorarlo sempre con dei fiori seccati. E speriamo di aver preso la misura giusta. Ho preso la più grande che hanno, o è la media. Comunque, insomma, eccola qua. Poi ho comprato tanti, tanti, tanti fili per la lavorazione wire. Perché quest'inverno ho deciso di dedicarmi alla lavorazione wire. E prima di passare a quella, torniamo che ho comprato anche questo blu per sempre colorare la resina. È un colore apposito proprio per la resina. E se trovassi anche il bianco perlato, eccolo qua, ve lo farei vedere. Eccolo qua. Ecco, White Pearl della Perlex. C'è anche qui, ma almeno con due ne avrò per un bel po'. Adesso passiamo ai fili. Non li ho ancora aperti, quindi prima li faccio vedere a voi, poi se mai vi farò vedere i lavori e vi dirò un po' come mi sono trovata, soprattutto con questo, che non ho mai avuto occasione di usarlo. Questo è un filo in acciaio. In acciaio inox da 20 gauge. Metri. E vedremo come mi troverò. Il resto invece li ho tutti provati e li ho comprati con cognizione, come si dice, con cognizione di causa. Eccomi qui. Allora, vedete che non ho preparato proprio un emerito, c'è niente, sto tirando fuori dalla scatola un po' per volta. Allora, ho comprato questo che l'ho trovato buonissimo per la lavorazione wire, è morbido, vedi, anti-tarnish, proprio non dovrebbe diventare nero, 5 metri da 0,90. E di questo ne ho comprate 3 confezioni. E quando si fa scorta, perché altrimenti dopo ti ritrovi a dover riacquistare. Ecco qui la terza confezione. Poi ho comprato dell'Artistic Wire
20 gauge ancora, cioè 0,81, vedete. Sempre che non si scolora. Il colore rame naturale, l'ho preso questa misura e da 26 gauge, la stessa colorazione, perché li userò per lavorare insieme, per fare le varie lavorazioni. Poi ho comperato anche un'altra tinta che tende al rame, però è un po' più particolare. Un bronzo fosforoso, ma comunque insomma lo proverò. Qui ho comprato solo questo e vedremo come lo lavorerò. Poi ho comprato sempre No Tarnish, vero? La color oro 18 gauge, 4 metri, sì, va là, ancora meno. Eccolo qua. Bello, vero? Bello. Poi ho comprato il dorato. Sì, no, l'argentato. 0,81 mm, sempre dell'Artistic Wire, sempre resistente, No Tarnish. Eccolo qua, bellissimo. Questo non l'ho mai provato, lo proverò in alternativa a questo. Poi ho comprato sempre dell'Artistic Wire 0,41 mm argentato, due confezioni. E per finire, sto controllando, eccolo qui, mi è rimasto un altro stampo per resina che ho comprato appositamente per i miei cammei o per eventualmente altre lavorazioni. Vedete che non l'ho ancora aperto e deve essere bellissimo. Eccolo qua. Morbido. Stupendo. Loro mi hanno regalato, perché sapete che a seconda dell'importo che spendi c'è un regalo. Allora, mi hanno, di loro iniziativa, mi hanno messo dentro questa matita. Poi io ho chiesto un regalo sorpresa e questo bracciale di cristalli, perché ho detto i cristalli li uso sempre, e loro a sorpresa mi hanno mandato queste bellissime perline, una colorazione stupenda sul rosa antico. Lo sanno che io adoro il rosa antico, peccato che non so fare lavorazioni con le Miyuki o queste perline, perché non ci vedo abbastanza, ma troverò il modo per usarle sicuramente in altra maniera. E con questo vi saluto e con grande gioia andrò a utilizzare tutto questo materiale. E se vi piacciono le mie creazioni, i miei video, seguitemi sulla mia pagina Facebook I Colori della Fantasia Bijou. E mettete mi piace ai video e dai, iscrivetevi al mio canale, che così mi aiutate a crescere e mi aiutate a farmi conoscere. Ciao, ciao a tutti, ciao!